Ieri abbiamo lanciato questa scommessa, sì. che se Achille Lauro arriva tra i primi 5, io dico tra i primi 10, lui tra i primi 5. No, Sai che voglio primo piano. Non si fanno mai le scommesse, voglio visto Fiorello. primo piano. Allora, se Achille Lauro, siccome è colpa dei seguaci di Clapa Macete, se Achille Lauro arriva tra i primi 5, il sottoscritto si veste da Achille Lauro prima serata del festival, quindi vestito adeguato, tipo con no, adeguato, proprio adeguato, e fa piedi, vestito così con quella tutina lì, tutta via Mazzini, arriva in Piazza Goldoni, entra al Grand Caffè, prende un frappè al Gianduia. Tu lo sai vero che adesso questo video tra i primi se arriva tra i primi 5 Achille Lauro. Sai, incredibilmente da Trieste una marea di voti per Achille Lauro. Tra i primi 5, dai, allarghiamolo un po'. Allarghiamo. Tra i primi 20, dai. No, sì. No, allora allarghiamo, poco allarghiamo. Dai. Tra i primi 7. Ah, quanto che... sei fregato. Adesso secondo prima me con sette. Questa, guarda che la facciamo. Questo sì. Video adesso lo facciamo girare, lo mettiamo dappertutto. Sì. E dopodiché tu sarai costretto a farlo. Ma certo, sì. Mazzini. Piazza Goldoni, vestite guato. Gomagna, sughetto con le sepe, senza bavarioli, e adesso con la camisa piena di macete. Che terribile c'ho ieri, che terribile, ma proprio, c'è proprio un calcio al tifoso, c'è un calcio, c'è no, il derby, non so se l'hai visto ieri, il derby. Cioè, come è andato? Sai, mi sono milanista, vincemmo 2-0, 2-0 vincemmo. E dopo? Vincemmo 2-0, abbiamo perso 4-2. 4-2? Sto una sofferenza, una sofferenza. Te so, sul 2-0, finisci il primo tempo sul 2-0, te cazza dito, poi mi fatto il 2-1, Ma te che ha sofferto? Ma tantissimo. Quanto te che ha sofferto? Tantissimo ho sofferto. È stata una sofferenza, proprio una sofferenza. Te sono là con la tua squadra. Sono stati te gioisci. Grandi. La riscossa, il Milan, grandi. Bene, bentornati a Macete News del lunedì. Riemergiamo da una settimana impegnativa di Sanremo, in cui ognuno di noi felice che ha fatto le tre per vedere la classifica finale. Lo so che lo avete fatto tutti, e quindi noi non vediamo l'ora di sapere le opinioni dei nostri ascoltatori riguardo questo Sanremo, sulla classifica, su chi che ha vinto, su chi che ha perso, sugli abiti, sui cambi costume, eccetera eccetera. Quindi vediamo se abbiamo una prima telefonata in linea. Pronto! Nella buongiorno. Buongiorno, carissimo. La Gavardà Sanremo, anche lei. Sì, ho guardato che mi tempo, perché noi sempre facciamo queste feste, così si riuniamo, così in gruppo, sì? Tutti quanti insieme, dove che è il luogo del ritrovo, insomma, che è casa di Faustina, che mandiamo Faustina a Remengo. Ok. Insomma, e guarda casa sua. Guardiamo casa sua, sì, che sì. La televisione grande. Te che ha pianto. Cosa ho perso tanto? Fammi vedere come te che ha pianto. Aspetta, mi ricordo un attimo. Sì, fammi vedere. No, sul terzo gol. Sì, fammi, esatto. Bravo. Sì, fammi vedere. Sì, bravo. Soffri. Questa è una prova d'attore, eh? Se che avessi perso 6-2, cosa che avessi fatto? Ma mi penso che avessi fatto così. Vai. Bravo. Pugni sul tavolo, rabbia, no? Sì, fattissi. Bravo, fattissi, che mi servi. Benissimo. Te li ha demandare a qualche... No, tranquillo, era per uso... Per una regia, per un film? No, era per uso personale. Sì, era via, va bene, ok. Cosa che capiasso di questo Sanremo? Allora, vi dico... Sì. Una roba su tutte che mi ha proprio emozionato, mi piace anche l'uomo, perché è così, che se metti in vista Viglioso col petto de fora. Sto Piero Peluche, mi piace. Piero Peluche, è una roba che mi piace tantissimo. Ti hai visto che ben che mi è andata? Cosa?
Che bella che mi sei andata l'altro giorno che Godito spara quella roba là. Beh, se arrivava nei primi 7 Achille Lauro e mica avessi dovuto fare quella roba tutta via Mazzini a piedi, vestito da Achille Lauro. Dopo andare in Piazza Goldoni, dopo Crane Caffè, tanto sapevo come poteva arrivare nei primi 7. Però con rischia che si arrivava ottavo per un pezzo. Mia Godita che tanto impossibile. Invece dopo sudori freddi, boh, sei andata, dai. Sei andata. Proprio secondo Sì. te, non so, ti compri una lavatrice che costa 399 euro, quanto te spendi? Beh, 400 euro. 400, 400 sei là, euro. 300, quasi. Te 400 euro. 400 euro. cade attaccare una lampadina con un cavo Sì. e te cade c'ho un cavo de 3 metri e 95 centimetri. De quanto te c'ho il cavo? Almeno 4 metri, devo essere sicuro, anche 4,10. Perché Perché se quasi siamo là. sei quasi, sì. Secondo me, settimo e ottavo posto non c'è poi così tanta No, differenza. Cioè, sei no, là. no, no, Sei Zela, là, sei talmente no. vicino. Perché mi piace anche, devo dire che la canzone mi faceva tanto sognare. Come mai? Sì. Perché parla dei nipotini. No, perché dici gigante. Gigante! E su gigante proprio mi pensavo, mamma mia, che proprio fa sperare benissimo sto Piero Sì. Pelù. Maestro, una domanda che da sempre voglio farvi. Ma lei come la fa avere in tutte le situazioni questa calma costante? Questa calma che ha un nome che se non me ne frega un cazzo, il nome Ah, giusto, questo è il nome tecnico. scientifico se non me ne frega un cazzo, che se è dovuta a un fatto che se è di trasmissione orale, la trasmissione ad orale, mio maestro Yogananda, che lui Yogananda aveva un virus di piccio, Virus ed de è bello che ha Piccio? passato, ed è Che bello che ha passato, virus? e aveva chiamato scoglionavirus. Lui faceva questo virus, scoglionavirus, ma dopo tutti quanti può fare quel che vuole, lui tranquillo, Non mi così, interessa. uguale, in piccole dosi uguale, non sono bravo come Yogananda, perché Yogananda sei Yogananda. Non so se la segui bene il testo, ma va bene, ok, questo qua è la prima. Dopo cosa che capiamo? Gigante, ok, Giganta! sì. Talmente vicino qui che quindi mi Non farò un conta storia. appello. No, ti non ti fa nessun appello. Mi te in cappello, ti non ti fa nessun Se appello. qualcuno arriva a procurare entro 5 No. giorni un vestitino da Achille Lauro per Flavio Furi, anche settimo, ottavo posto, siccome No, 3,99, no, no, ma guarda, siccome non sei tutto niente a di 99. democratico. Cosa vuol dire? Cosa ti dice? No, oh! Tu dove sei la democrazia in sta roba qua? Non c'è, nessuno che ha detto che devi essere. Ho deciso che se entro 5 giorni No. qualcuno ne procura un vestito da Achille Lauro, Flavio Furio farà lo stesso la camminata per via Mazzini andando al Crane Café a Ciorso un frappè alla nocciola. Cos'è che capiasso dopo De Sanremo Beh, ancora? devo dire che mi è piaciuto tanto quella cantante, quella ragazza tosca, che ha Tosca, ah. cantato quella canzone, insomma, che mi ha fatto un po' ripensare tutta la mia vita. Quale che Ho Ava amato tutto. Dio, lei devi essere stata abbastanza svelta, perché mi è arrivato abbastanza, ma tutto no, cioè so che sei ancora abbastanza polpa in giro. Maestro, di Mariana. stamattina quando mi sono svegliato, ho visto l'alba e ho sentito tutto un fremito di vita, tutto un messaggio che entrava dentro di me, ma non arrivavo a codificarlo, maestro. Qual è il Capito, devi messaggio dell'alba? codificarlo. Tu vuoi che lo codifico? Sì, mi Codifichiamo insieme, guarda. codifichi. Codifichiamo. Sì. Allora, il messaggio all'alba è questo. Prima che il gallo, senti questi che sei bella, imprimila dentro, impressionila. Prima che il gallo canti 3 volte, prima che il gallo canti 3 volte, mi lo coppo, perché già dopo 2 rotte con io cioè, sei il gallo, tutte le mattine che vieni là, e due volte che faccio questo, sì. Questo Questo è messaggio l'insegnamento. nell'albero, sì, imprimilo. Lo imprimo. Ma grazie Nella per aver. Avessi ancora una roba perché mi Certo. capiasso varie robe di questo festival, Sì. veramente. Oltre alle occasioni dove abbiamo guardato, perché casa di Faustina è sempre bella, anche perché l'era sempre il frigo pieno Ah, prima che arriviamo, prima, purtroppo, sì. chissà, questo e quell'altro parla, ciacole e magna, finisci tutto quanto. L'amicizia si è fatta così d'altra Si finisce parte. tutto quanto, dopo pecca anche che si rompi il frigo strada facendo, perché Ok. dopo quando ti tiri via, te vuoi guardare se è tutto, ti stacchi le portelle. Insomma, per sicurezza,
per sicurezza. Per sicurezza? Perché tiri un doppiato per sicurezza. Ti spacchi la corrente per sicurezza. Non te puoi fare questa roba qua. Non te puoi fare questa roba qua perché non sei niente de democratico in questa roba che ti te vuoi fare. Niente. Democrazia. Nulla. Fa proprio schifo. È un comportamento da dittatore schifoso. Guarda la e democrazia. Ti non te puoi dittare. Guarda, democrazia, dici sì. Che è voto del pubblico, Achille Lauro era il quarto posto. Se una monada la democrazia. Se una monada perché dopo la gente pensa... cioè. Se chiediamo il voto a tutti, se chiediamo il voto a tutti, è chiaro che dopo vota anche gente, i peggiori, e che dai voti ai peggiori. Mi capisco, sai, proprio per la sobrietà. Ah, quindi Diodato? No, Diodato no. No, Zarrillo. No, Zarrillo. 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 No, chi è Capiasso? E mi capiasso tanto e lì tra le Lamborghini. Ah, la sobrietà, sì. E tra le Lamborghini, certo. Detta Saratoga. Perché Saratoga? Silicone, insomma. Comunque questa donna mi piaceva perché aveva questo modo delicato, poco sì. Trucco, vestiti sobri. Maestro. Dimma, lieva. Nicoletto? Sì. Che i grandi maestri sì. Sa trasformare la materia. Ma mi faccio anche di più. Guarda che quando che andavo a scuola, a proposito di trasformare la materia, dimmi quando che andavo a scuola, mi addirittura sapevo trasformare la matematica in lippe. Ti penso, come si trasforma la materia? Piccole robe, insomma, le aveva messo addosso una rete dei pescatori, era anche bella questa roba qua, insomma, delle robette. Le cantava una canzone che bisogna essere degli artisti per cantare quella certo, canzone. Certo, certo. È importante essere artisti, ma anche professionisti. Esatto, perché esatto. La professione è importante. La difficoltà di cantare tutta quella canzone senza andare del corpo, perché questa canzone anche stimola un po'. Stimola un po', diciamo. Ma sei e professionista. E cantarla tutta senza andare del corpo. Questo è tipico del problema che ha creato oggi la democrazia, quindi sono contro questa roba qua. Fiamo una media, quindi fiamo una tra media. Il quarto e l'ottavo, diciamo che sono arrivati. Una media. Achille Lauro si arriva al sesto posto, quindi Flavio può fare la sua promessa. Mi sono contrario all'idea delle medie, perché? Perché? Perché questa roba delle medie è sopravvalutata, secondo me. Anche i sondaggi, i sondaggi, sei anni che penso, stupida roba, sondaggi. Nella serata del venerdì sera è successa una delle robe più clamorose che non era mai successa in 70 anni del festival, ovvero che una canzone è stata interrotta a metà e uno dei due partecipanti se la gammoccada, ovvero Bugo, perché Morgan che comincia a cantare la canzone con delle variazioni sul testo insultando il suo collega sul palco. Vediamo se una telefonata in linea. Grandi, eccomi, Walter, buongiorno Walter. Uomo in affari. E insomma, ieri a casa di sta Faustina, tutti insieme, era anche il Biofa vicino a me sul divanetto, e vedo sta scena e sto Morgan che dici robe, insomma, a sto Bugo, no? Così, ciao. Mi pareva veramente di vivere la mia vita, cioè mi pareva, mi è Biofa, cioè? Tanto che mi sono girato verso Biofa, l'ho guardato negli occhi, se puoi chiamare occhi quella roba, insomma, e ho detto, Biofa, cioè, ti per me veramente sono il mio Bugo, sì, non so se sei d'accordo, ma proprio guardandoti, se capisci, te sono il mio Bugo, è chiaro, sono proprio il mio Bugo. Maestro, ogni tanto... Sì. Mi sento un poco zoo, non arrivo a sollevare il mio morale, penso che la mia vita non ha un senso. Capisco. Però ti posso dire una cosa, ti posso mandare un messaggio? Sì. Ricordati, allievo, la tua vita non apprezzo. Lo so che non apprezzo la mia vita. No, non apprezzo proprio, voce del verbo lo apprezzo, che è questo qua. Non apprezzo la tua vita, non l'apprezzo, Dio mio, perché è una vita che se ti sono sfigata, sempre che ti butti via i soldi dandomela a me, ti fa questo, ti fa quello, basta, non apprezzo la tua vita. Tornando su Morgan, no? La coerenza, sì. Cioè, che pare che Morgan e il signor Cernecca, carissimo, che pare che puoi cantare una canzone che si chiama Sincero, cioè, mai visto, mai visto Morgan sincero nella vita. Ma penso che si intende, vabbè. E il Gaiotti uno e vedi altre robe con gli occhetti sì. In un altro pianeta non sei qua con noi. Se in 5 giorni qualcuno procura una tutina da Achille Lauro, Flavio ha promesso davanti a tutti adesso che farà questa cosa comunque. Cioè, se vuoi fare le robe, fermole bene. E devi essere anche una persona che sei disposta a farmi dei tatuaggi finti. Tatuaggi finti? Finti. Bene. Stile quelli di Achille Lauro. E dopo devo dire che mi ha colpito moltissimo questa donna di altri tempi, meravigliosa, che era venuta a fare il duetto con il ragazzo Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, sì, l'avevamo vista. Che devo dire che qualche anno fa Ornella Vanoni che avessi fatto un pensierino. Cioè, Ornella Vanoni, vabbè. Qualche anno fa un pensierino, sì. Una roba così. Capito?
capiscimi a me. E levide, scanganans, e levide, se allora, e levide dai coglioni, e levide, veloce. Cioè, guardate, ci sono delle trasformazioni a livello fisico. Alcune, sì. Alcune piccole, adesso piccole. I capelli, del stesso colore dei capelli della Manoia. Sì. Tanto che pensavo all'inizio che fossi la Manoia, con in faccia un adesivo di Riccardo Cocciante, perché pareva che schifo, come un adesivo di Cocciante, una via di mezzo tra Manoia e Cocciante. Ben no, se tatuaggi finti, vestito adeguato, e dopo posso pensarne fare anche questa roba qua, che sei ingiusta comunque. Però... comunque, insomma, però tanto chi te vuoi che in 5 giorni adesso ne prepari un vestito adeguato? Ma dove? Chi te vuoi che in 5 giorni te dici sì, fermo i tatuaggi a Flavio che faccio mi vengo a fare? Ma per favore. Ma canzone vincitrice de Sanremo, Fai rumore de Diodato, che un po' a sorpresa all'ultima sera balzi in alto nelle classifiche e vinci. Una telefonata in linea, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Faustina. Faustina. Sì, buongiorno. Come va? La vedo bene, sì. Bellissima. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, perché ho guardato Sanremo nella situazione migliore. L'ho guardato, insomma, da una televisione piccia che avevo, insomma, sì. 3 pollici in carnai, avevo una roba piccia. Sì, e avevo la televisione, l'ho guardata la cantina, perché casa era occupata. Ah, era occupata, era l'occupazione, sì. Ulci, grazie. Devo fare tutto me in questo mondo, non è possibile, quanta sofferenza tutta quanta sugli altri. Lanella Megadito, tesoro, con tutto il ben che te voglio. Prima roba la Megadito. Sempre mano avanti. Con tutto il ben che te voglio. Zi, sta canzone di sto ragazzo, che se chiama Fai rumore. E la Megadito, non te par giusto che sperimentemo un attimo? E tac, così, con la dolcezza solita e della quale si è intrisa la mia carissima amica, le ha mega tira un piadone del culo, ma... così forte che sono svolata già per le scale, che ho fatto tanti di quei rumori che se venivano di fuori proprio il suono di tanti nomi dei fiori cinesi, pareva tun tin tan pim pum pam shipitun. Ma siccome temo che non si fa niente, vara se si fa oltre a vestirmi adeguato e fa sta roba, vado là di quel meraviglioso monumento che è in Piazza Goldoni, che noi tutti i triestini, e mi metto a ballare, a far tutto un ballo intorno, cioè, perché tanto non può succedere. Aggiungiamo pezzi alla promessa. Benissimo. Immagini se qualche Doom mi prepara in 5 giorni vestito adeguato per andare in giro. Ma dai, ma signori, metto in carica la telecamera. Poi che vuole anche uno che mi faccia i tatuaggi finti. Comunque, così che ho sperimentato di vicino questa esperienza del fai rumore, che devo dire che si sta come fare un karaoke amplificato. Certo, è esattamente quello che intendeva Diodato. Sì, è un karaoke amplificato, così, perché il fai rumore ti te fa rumore, pensa alla bellezza. Guarda quanto soffre Flavio Furian, solamente perché non ha un vestitino da Achille Lauro e dei tatuaggetti in faccia. Aiutaci a fargli arrivare un bel vestito da Achille Lauro. Manda un sms al 351-871-0331 scrivendo o la tutina per Furian. Farai del bene a te stesso e alla comunità. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Zeccio di Rosini. Prima che Gallo canti 3 volte, mi lo coppo, perché già... Prima che Gallo canti 3 volte... Prima che Gallo canti 3 volte... Adesso che la faccio? Ricordi Sanremo. Se lei sa trasformare la materia. Ma mi faccio.
mi trasformavo la matematica in lippe. Cioè, pensa.